Amici sportivi e appassionati di triathlon, un cordiale benvenuto. Ci troviamo a Sapri, nella Salernitana, quindi al fondo della regione Campania. Secondo anno consecutivo che il campionato italiano assoluto di distanza olimpica viene ospitato in questa terra che è famosa. Intanto vediamo la due volte vincitrice di questo titolo, Anna Maria Mazzetti, delle Fiamme Oro. Famosa per quella poesia che avevo già citato l'anno scorso raccontandovela, quella di Luigi Mercantini, la spigolatrice di Sapri, quella che incominciava con erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Adesso non vogliamo riassumere, ripercorrere quella triste storia con Carlo Pisacane e i suoi compagni tutti uccisi. Ma tu l'hai ancora studiata, Alessandro? Ah, ciao a tutti. Eh? Sì, Non si studia più. Mio programma non c'era ancora. Tra me e il campione Alessandro Fabian c'è una differenza sostanziale di 20 anni e questo fa sì che non si studi più. Ma intanto un cordiale benvenuto ad Alessandro. Questo era per introdurlo in modo un po' inusuale. E intanto il fatto che tu sia qui in genere significa che non partecipi, invece no, oggi stiamo per scoprire com'è la tua giornata. Siamo sul finire della stagione del triathlon, sul finire della tua stagione, hai ancora, mi sembra, un impegno? Sì, no, un paio di impegni con una Coppa del Mondo in Turchia e poi il campionato italiano di sprint a Riccione, quindi per i primi di ottobre direi che ci sono le ferie. Siamo sul finire della stagione, non nascondiamoci, è stata una stagione difficile per te per ragioni fisiche. Che non che tu abbia sbagliato preparazione, ma succede, se proprio dovevi centrare un anno era quello giusto, quando esatto. Le Olimpiadi sono distanti, tanto nel rank olimpico è partito da 4 anni, diciamo la raccolta dei punti che durerà 24 mesi, sei comunque ben piazzato, si è comportato bene agli europei, settimo posto, hai vinto la medaglia, quella non portava punti ma comunque porta morale, no? La medaglia nella staffetta mista, ma concentriamoci un po' sulla gara delle ragazze che partono alle 9.25 con temperature non altissime, ma sta venendo fuori il sole. Intanto, vediamo dopo il primo giorno, il primo giro da 750 metri, un atleta delle Fiamme Oro non è Anna Maria Mazzetti, ma è lì, è Gaia Perona, l'abbiamo vista, poi c'è Angelica Orla, ecco la Olmo, parlando di giovani, la Sforza, Signorini e Santi Maria e Anna Maria Mazzetti. Infatti hanno cercato Gaia, ha voluto... come sappiamo è una forte nuotatrice. Intanto qui ha incominciato subito nella... Questa è la prima boa, si gira in senso antiorario, poi si trova una seconda boa, si torna indietro tenendo sulla destra quella arancione e si va a riva qui a Sapri. Esattamente, infatti qua vediamo, ne hanno fatto 2 di giri, questo è praticamente... l'ultimo giro e adesso entrano in zona cambio. Qui la Gaia poteva fare la differenza, però ha voluto mantenere un contatto con le inseguitrici perché così poteva fare la differenza e magari portar via una fuga. Lei esce in 20 e 15 dall'acqua dopo 2 giri a 750 metri e tiene, diciamo, le avversarie a 3 secondi. Sì, le tiene lì così, come un'esca, no? Quindi appunto questo magari permette di tenere anche un po' il ritmo alto per le altre concorrenti, le altre inseguitrici. E allora le vediamo, sono Orla, Sforza, Mazzetti, Elena Maria Petrini, Veronica Signorini e poi ci sarà invece Santa Maria che è uscita all'acqua un secondo dopo questo gruppo, ma insomma è piuttosto compatto l'inizio. Sì, assolutamente, qui hanno fatto la differenza subito con queste atlete che sono le più forti, infatti hanno preso subito un sostanzioso distacco dal secondo gruppo. Qui vediamo una caduta. E qui subito una brutta caduta di... brutta. Elena Maria Petrini si sta rialzando. Qui vedete sembra che voler mandare all'aria la giornata con qualche Cristo invocato, qualche santo, giù dal paradiso. Ma poi invece risale in sella Elena Maria Petrini e continua la sua gara. Peccato perché si stava comportando bene. Esattamente, capisco anche la sua imprecazione o comunque poca pazienza perché ha avuto una stagione poco fortunata con degli infortuni e quindi questa era una gara di rientro che voleva sicuramente far bene e quello era il gruppo giusto. Comunque qui poi vediamo le donne nel centro di Villa Mare che
È il comune che sta a qualche chilometro di distanza, sempre sul golfo di Policastro. Esatto. Qui si percorrono, ecco, siamo rientrati proprio sul lungomare di Sapri, si percorrono quattro anelli, quattro giri da quasi 10 chilometri. Sapete che la distanza olimpica sono 40 chilometri, qui ci si mantiene leggermente al di sotto con 9600 metri a giro, quindi fanno 38 chilometri 400. Sì, no, sono piccolezze, sono, effettivamente. Sono piccolezze, viene rispettata, diciamo, secondo i canoni, la distanza olimpica. E qui, ecco, siamo sul gruppo di test. Intanto erano uscite dall'acqua e sono già un po' staccate atlete come Shanung, Zane, ma è comunque piuttosto folto questo gruppo di test sul quale, ecco, dovrebbe saltare, si presume, fuori poi Margi Santimaria, in questo caso, che sembra voler prendere l'iniziativa. Esatto, infatti abbiamo visto anche nel giro precedente come aveva cercato di staccare le avversarie o comunque di far la differenza. Logicamente il triathlon ha tre discipline e si cerca sempre di portare acqua al proprio mulino. E Santimaria Margi è una brava atleta, e purtroppo manca un po' nella frazione di corsa, ma sicuramente può migliorare, e quindi avendo una frazione di ciclismo forte voleva fare la differenza. Avete visto Angelica Olmo che entra per prima. Qui siamo alla fine della seconda fase, siamo in T2, cioè la seconda zona di transizione, che in questo caso è esattamente la prima, dove si esce dall'acqua. E sono sempre momenti piuttosto tesi, vero Alessandro? Voi fate una preparazione ovviamente specifica, particolare, su questi secondi importantissimi, sui quali si rischia di perdere molto se uno sbaglia qualche movimento. Assolutamente, basta anche una distrazione e poi... Mazzetti intanto prende subito l'abbrivio, ma non ha staccato nessuno, dietro di lei Olmo, Santimaria, Sforza, Orla. Che poi abbiamo anche tre giovani, la Olmo, la Sforza e la Marcon, che si stanno cimentando, per loro sono i primi olimpici, e si stanno cimentando su questa distanza, anche perché sono junior, devono passare Under 23 in vista del prossimo anno. E Anna è un classico. La corsa è la sua frazione. Sì, esatto, infatti sta correndo molto sciolta, sta comunque facendo il suo ritmo e ci riesce bene, vediamo Gaia che sta inseguendo. E poi dietro, piano piano, vediamo sfilare tutte le altre concorrenti. Ed eccola qui, Anna Maria Mazzetti, che va a cercare di affermarsi per la terza volta. Lei che, come vi avevo detto prima, ha vinto già comunque 5 campionati di sprint assoluti, in diretta concorrenza con due atlete che qui non ci sono. Una Alice Betto, perché non si è iscritta. Invece la Charlotte Bonnen, vogliamo dirlo, perché a Stoccolma c'era anche tu, la World Triathlon Series, ed è un atleta che si stava comportando molto bene in questa stagione, e purtroppo ha preso un virus gastrointestinale, ma ha dovuto al fatto che in acqua c'era qualcosa che non ci doveva essere. Infatti, purtroppo è stato un finale di stagione un po' movimentato per Charlotte, che effettivamente nella finale di Edmonton non è partita perché è stata male tutta la notte. E infatti mi è dispiaciuto molto, perché quest'anno, dopo vari anni in cui non trovava continuità, è riuscita a trovarla negli ultimi 2 anni, e quest'anno direi che ha trovato dei grandi risultati. Secondo me è nella strada giusta e sta facendo appunto i giusti passi. Questo mi è dispiaciuto per questo momento down, però fa parte del gioco e di sicuro saprà riprendersi anche. E allora, Alessandro, siamo ormai arrivati a poche centinaia di metri dal traguardo, scivola verso il basso il pettorale di Angelica Olmo, ma comunque una gran bella gara di questa 18enne, così come quella di Gaia Peron che vediamo, ha 10 anni in più rispetto alla più giovane avversaria, consideriamo anche questo. Anna Maria Mazzetti. Non sembra, no? No. Però brave soprattutto Anna Maria Mazzetti, che va per il suo terzo trionfo a un campionato italiano assoluto distanza olimpica. C'è tutto tempo per voltarsi e controllare che l'avversario ovviamente non stia rinvenendo, se no uno butta alle ortiche la vittoria. Invece arriva la sua terza vittoria in 1 ora, 58 minuti e 15 secondi. Alle sue spalle, anzi con un po' di commozioni, in 1 ora, 59 minuti e vediamo dopo quanti secondi, un secondo, ferma la giovane Angelica Olmo.
e andiamo adesso anche a celebrare, a completare il podio con l'arrivo, ancora fiamme oro direi in alto i cuori del corpo della polizia, zoppicando perché i crampi, purtroppo le alte temperature combinate con la fatica, l'umidità hanno fatto sì che non soltanto Gaia Peron ma anche qualche atleta ne soffrisse. Ma adesso con l'arrivo sul traguardo di Margi Santa Maria andiamo anche a sentire cosa ha detto la vincitrice al nostro microfono. Per fortuna è uscito il sole, perché altrimenti il percorso ciclistico poteva essere un pochino pericoloso, le strade erano abbastanza scivolose e sono molto contenta di come è andata la gara. Abbiamo fatto tanto lavoro di squadra in bici, abbiamo cercato una fuga per cercare di fare prima, seconda, terza con le fiamme oro. Purtroppo non ci siamo riuscite, bravissime alle giovani che hanno lavorato tantissimo. Parliamo della tua stagione che volge al termine, ormai manca qualche tappa di World Cup. E che giudizio dai su questa annata? Ho superato delle difficoltà non indifferenti che avevo all'inizio dell'anno e diciamo che ho costruito delle certezze durante la stagione. Il campionato europeo e le due World Series di luglio sono state, col quarto e sesto posto, sono state fantastiche. Poi diciamo che ci siamo fatti un po' prendere dall'entusiasmo e ho lavorato un po' troppo forte durante gli allenamenti e quindi sono arrivata alle gare un pochino stanca. Però riparto per l'anno prossimo con ancora più consapevolezza di quello che posso fare. Brava, molto brava Anna Maria, ma tutto il podio. Come vi ho detto, poi in quarta posizione è arrivata Margi Santi Maria, Elisa Marcon, Alessia Orla e parlando invece delle giovani, il titolo Under 23 l'ha vinto Angelica Olmo, ovviamente giovanissima, davanti a Elisa Marcon, terza Alessia Orla. Che poi è bellissimo anche vedere i sorrisi di queste ragazze, perché è una soddisfazione, poi anche il podio, insomma, fa sempre piacere vedere questi sorrisi. Allora, passerà qualche ora, non moltissime in realtà, in genere finita la gara femminile si parte con la maschile, e invece in questo caso vediamo un compagno di squadra. E chi è questo? Daniel Favre. E questo chi è? Questo mi ricorda qualche numero che ho già visto a Londra. Esattamente. Eccoti qua, Alessandro. Allora, beh, capisco un po' questo straniamento nel raccontare se stesso, ma mi ha fatto davvero molto piacere cogliere l'occasione di poter commentare con te la tua gara e non come è successo in passato, per esempio a Cremona, perché non partecipavi, era un altro paio di maniche. Molto meglio. Allora, siamo sul finire della stagione. Intanto è passato qualche ora, si è partito con un pochino di ritardo perché mancava la nave di soccorso, qui stiamo anticipando i tempi. Era previsto per le 15, ma l'organizzazione vuole portarsi avanti, quindi manca una decina di minuti quando sta per suonare la sirena che darà il via. Erano 35 le atlete iscritte qui, veniamo a casa lei. Qui invece stiamo parlando di due batterie molto più nutrite. Ricordiamo che al campionato italiano non ci si iscrive, ci si può partecipare se si ha il punteggio di rank che lo consente. Stiamo parlando di due batterie, una da 75, la prima, nella quale ci sei tu, gli atleti più forti, e l'altra da 70. La distanza è esattamente la stessa, quello che cambia è semmai le temperature, che sono ulteriormente salite di diversi gradi. Infatti oggi dicevano che doveva esserci una giornata poco soleggiata, invece è stata una bellissima giornata e questo ci ha aiutato, ed è sempre bello gareggiare nel momento in cui c'è il sole. Una cornice di pubblico che oltretutto sarebbe stata sicuramente inferiore se le condizioni meteo non fossero state tali, ma poi soprattutto, come ricordava anche Anna Maria Mazzetti, con la pavimentazione bagnata si rischia tantissimo. Come ti senti? Ti vedo bene. No, in quel momento lì dicevo, ragazzi, stiamo attenti, non battiamoci o non diamoci botte che non servono. E qua abbiamo visto la partenza invece. Qui se erano solo 35, con 75 intanto si è entrato subito con un'onda sfavorevolissima che sembra volervi ricacciare verso... Infatti lì, in quei momenti lì non si vedono, ma si prendono tante di quelle botte allucinanti e bisogna stare attenti. Infatti io mi sono messo al lato apposta per evitare queste botte e infatti non ne ho preso neanche una. Ho sentito qualcuno che montava sui miei piedi, però da lì sono riuscito a togliermeli subito e infatti dopo 200 metri ero davanti a fare il ritmo. Questa è l'immagine che richiama, spesso viene definita la tonnara.
che è una cosa molto più sanguinolenta e francamente... Beh, non è detto, perché sotto l'acqua non si sa cosa gira, però... Però l'effetto è esattamente questo, tantissime braccia che mulinano e soprattutto quando si gira intorno alla boa, come ho detto qui stiamo girando in senso antiorario su due boe, per la precisione molto vicino, e questi sono momenti duri. Quindi giustissima ovviamente la tecnica di Alessandro Fabia, ma sono gli atleti forti come te che se lo possono permettere a cercare di prendere, di stare davanti o semmai stare sulla scia, ma di sicuro non arrivare ingolfandosi intorno alla boa. E tu e la tattica te lo consente, anche perché la tua forma oggi è ritornata a essere quella dei giorni buoni. Stai bene, si vede subito da queste prime abbracciate. Assolutamente, infatti tornavo da Edmonton che non avevo una grande forma, però sapevo che potevo recuperare perché settimana scorsa sono stato al Garmin Trio Forte di Marmi in cui ho vinto e ho sentito una buona forma. Senti, scusa se facciamo una lieve digressione, intanto tu volti a controllare, è anche spettacolare, in alcune gare i 1500 metri o se una sprint da 750 si fa in un'unica soluzione, ma mi hanno spiegato, perché io non sono un triatleta, che a voi non dispiace la soluzione in cui si esce dall'acqua, sia modo meglio di controllare l'andamento della prima frazione. Infatti, assolutamente, come hai potuto vedere quando sono uscito mi sono guardato dietro per vedere dove erano i miei avversari. Poi, cosa che in acqua ovviamente non puoi voltarti fare con la coda dell'occhio. Abbiamo visto prima Gaia che sapeva padroneggiare bene la frazione di nuoto, che si è girata anche a dorso per vedere dove era l'avversario. Io non ho fatto così, però sapevo, poi molte volte ti toccano i piedi, quindi sai anche se ci sono o non ci sono. Però sì, a me piace molto anche perché spezzi il ritmo del nuoto e molte volte anche lì viene fatta la differenza nella frazione di nuoto, perché non sembra, però quando esci dal primo giro e fai la piccola corsa ti stronca, i battiti vanno a 1000 e sei lì che fai una faticaccia, poi rientri e magari ti senti le braccia a pezzi. Tanto ti stai portando avanti sul lavoro perché occhialini e cuffie già te le sei levati, e un secondo così già prezioso che ti sei risparmiato. Sei uscito dall'acqua per primo, frazione nuotata in 18:36, ma non sei propriamente riuscito a fare la differenza che volevi, la selezione che avresti voluto, tant'è ecco che c'è qualcuno che ti brucia proprio nell'uscire ed è Ceccarelli. Pochissimo, stiamo parlando proprio di un'inezia, però è entrato una frazione dopo di te, esce una frazione prima in... Ma infatti è proprio lì che bisogna stare attenti, perché sono dei momenti, dei secondi che se li perdi, perdi il gruppo. Qualcuno si è giocato anche un mondiale per la zona cambio, perché magari non riusciva a togliersi la muta, cosa che oggi non avevamo, però... Questo è un piccolo esempio di quanto può essere importante questa zona cambio, zona di transizione. Allora, intanto vedete che sono circa una decina, siete un gruppo bello folto. Sì, bello folto, non foltissimo ma abbastanza folto. Non si è riuscito a fare quella selezione che tu avresti già voluto fare con la prima frazione. E oltre abbiamo citato te, ovviamente, Facchinetti, Ceccarelli. Ci sono anche Lorenzo Ciuti, che tra parentesi, insomma, nella prima parte prova anche a fare un po' a staccare, ma sì, a allungare il gruppo. Vediamo che comunque davanti c'è una squadra molto giovane, la Minerva Roma, che è, secondo me è una bella squadra, perché sono giovani e davanti ce ne sono diversi di questi giovani che si possono giocare comunque la gara o comunque stanno facendo una gara all'attacco. Poi vediamo qua Delian, reduce anche lui dalla finale del campionato del mondo, Under 23, anche lui purtroppo ha avuto dei problemi di stomaco. E invece tu hai Giulio, il Molinari, esatto, come compagno. Il mio compagno di squadra è Giulio Molinari, che ringrazio perché oggi abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo reso una bici abbastanza tosta. Poi lui... Che è la cosa, scusa, sulla quale io volevo aprire una parentesi, che a Edmonton è un po' mancata. Sì, assolutamente. È stata la ragione per cui il tuo mondiale non è andato bene. Assolutamente, infatti ho speso molto in bici, ma probabilmente perché avevo speso già molto a nuoto, ma tutto dovuto perché la forma mancava in quel caso lì. Sono state 3 settimane dopo l'altura molto intense e probabilmente l'ho pagato. Questo però serve d'esperienza, come hai detto tu prima, è l'anno che poteva anche capitare, non siamo vicino all'Olimpiade, quindi...
Queste sono tutte cose che insegnano per il futuro. Intanto occorre dire, Alessandro, scusa se ti interrompo, ma che c'è stata una caduta nel corso del giro precedente e stavolta non è andata come nel caso di Elena Maria Petrini, che è risalita in sella e si è comunque molto ben comportata, perché comunque è riuscita a terminare la gara e classificarsi in decima posizione. No, qui si sono ritirati in tre, Riccardo Salvino, Michelangelo Parmigiani e Gregory Barnaby, che era un po' l'atleta di punta di questo terzetto, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Comunque qui ci avviamo poi nella parte conclusiva ormai della seconda frazione di questi quasi 40 km, sono 38 km e 400 metri, le condizioni sono eccellenti, sono davvero il meglio che ci si possa augurare, insomma, per una gara. E inutile sottolineare che tu l'anno scorso salutasti la tua vittoria con una manita, significava esatto. Quinta vittoria, e non lo so se adesso tu stia pensando in questo momento se dare una svolta in chiusura di stagione sia più importante che portare a casa il sesto titolo oppure no, invece ti piace il numero 6 ma così. Guarda, tra virgolette mi sento un cannibale, quindi non è che mi accontento di 6, anche perché come ho fatto oggi all'arrivo, 5 ne ho fatti, poi avevo il primo sulla seconda mano che poteva essere o il primo o il sesto. Mi piacerebbe riempire tutta la mano, la seconda mano, sai, magari, chi lo sa, 10, magari anche 20, ma è difficile 20 visto che la carriera purtroppo non è così lunga, no, ma vedremo i prossimi anni, sicuro sono lì a battagliare come sempre. Dalla serenità ovviamente chi non conoscesse l'esito della gara potrebbe intuire com'è andata, ma adesso non ve lo vogliamo svelare. Sicuramente sei in un momento molto positivo, stai pedalando bene, decisamente bene, stai dando il ritmo, quindi le gambe le senti. Assolutamente, infatti qua adesso... Intanto siamo arrivati in T2, quindi si scende dalla bicicletta, si tolgono i piedi dagli scarpini, che rimangono agganciati, ovviamente lo vedete alla pedaliera per risparmiare secondi preziosi, e vediamo il tuo compagno di squadra Molinari, ma tu sei lì. Assolutamente, infatti abbiamo fatto una gara davanti, una gara d'attacco, e ora c'è la frazione a piedi. In zona cambio volevo entrare per primo perché volevo prendere subito il comando. E qui i carabinieri partono subito. Esattamente, siamo partiti subito. Infatti sono partito subito del mio ritmo, lì non ho guardato in faccia a nessuno e quando mi sono messo là sul mio ritmo poi è venuto. Allora adesso vogliamo raccontare, mancano 10 km, anzi qui siamo già al primo passaggio, qui parte, se è ancora nel corso del primo giro, ma com'è? Voglio sentirlo proprio dalla tua viva voce, perché impromi subito un ritmo al quale gli avversari non riescono assolutamente stare dietro. Ci prova Luca Facchinetti, Davide Uccellari, però niente, non hai talmente tanta birra in corpo che in questo momento nessuno riesce a stare sui tuoi ritmi di gara. Ma infatti eccoli qua i tuoi avversari. Infatti qua eravamo al secondo giro, stavano inseguendo. Io stavo bene, avevo sentito buone sensazioni appunto come prima ti avevo detto alla gara precedente e durante la settimana. Qui io sono partito dal mio ritmo, devo dire che ho imposto un ritmo abbastanza forsennato dall'inizio, infatti poi l'ultimo giro ho pagato un po', però volevo giocarmi le mie carte, poi sapevo che Davide Uccellari era un buon podista, quindi volevo partire per vedere anche la sua reazione poi lungo il 10.000. E diciamo che qui Davide Uccellari probabilmente l'unica cosa che può fare è piazzare la zampata per il secondo posto. Qui vediamo atleta attardato, non sicuramente delle prime posizioni della classifica, perché nelle gambe dell'atleta azzurro, che oltretutto siete entrambi reduci insieme a Facchinetti, per cui si ricompone un po' il terzetto di atleti che esatto. Ha rappresentato l'Italia ai recentissimi mondiali di Edmonton. E, dicevo anche del 22enne modenese, però l'unica cosa sulla quale può ambire, non riesce a scalfire il tuo ritmo, riprenderti, ma è prendere la seconda posizione nei confronti di Luca Facchinetti. Sì, invece per esempio a Edmonton era stato molto più incisivo, ha fatto un 23esimo posto, mentre io sono arrivato un po' più indietro e lì la sua frazione era uscita alla grande.
Probabilmente oggi non stava granché bene. So che adesso sta preparando un paio di Coppe del Mondo i primi di ottobre, quindi magari era un po' sotto carico. E io invece avevo la fame del sesto. Sì, oggi ti sembri davvero un po' cannibale, si vede insomma dall'espressione. Qui siamo ormai arrivati al traguardo, ti rendi conto che la tua posizione ormai è intangibile e quindi si va per la sesta vittoria, oltretutto consecutiva, un risultato straordinario nel corso di questa tua carriera che sicuramente è destinata a durare lungo. Eccolo qua, 5, 1, fanno 6 e si ferma il cronometro di Alessandro Fabian dopo 1 ora 44 minuti e 07 secondi, ma non è il cronometro quella la cosa importante, è essere riusciti a dare sul finire della stagione una svolta, a dimostrare che sei il numero uno, sei l'atleta che ha dato più lustro in campo maschile al triathlon in assoluto, perché è innegabile che sei l'atleta più forte. In campo femminile ne abbiamo avute in questo momento, anzi dal punto di vista di squadra, la squadra femminile forse è più forte. Ma guarda con quanta grinta, con quanta rabbia, non sono mai vista in corpo e anche volerla dimostrare. Arriverà staccato da te di oltre 40 secondi Davide Uccellari, eccolo qui, anche dall'espressione del suo viso non è solo fatica, c'è un po' di risentimento nei confronti della gara che ha fatto. Beh, insomma, penso che non debba rimproverarsi niente, alla fine abbiamo fatto una gara, penso, tirata dal primo all'ultimo metro. E oggi il tempo che bacia i belli, perché il sole bacia i belli, no, ci ha aiutato, però il caldo si è fatto sentire. E quindi è stata una gara, direi, tosta. E questo però è lo sport, un giorno può essere un vincitore, un altro giorno può esserci un altro, quindi devo dire che oggi è andata così. Vedete, Luca Facchinetti ha completato il podio, poi Mattia Ceccarelli, Giulio Molinari, bellissimo questo podio, bellissima soprattutto la tua espressione. E adesso andiamo a sentire, perché sono stati bravi a Sapre a organizzare per il secondo anno consecutivo, che cosa ci ha raccontato di Hermes Campagna il titolare e l'organizzatore. È un onore ospitare questa manifestazione, il campionato italiano assoluto, la giornata è bellissima, fantastica, bene per il Golfo di Policastro, per il Sud Italia, bisogna comunque portare queste manifestazioni al Sud Italia che fanno crescere in generale il movimento nazionale, diciamo. Quando parlo di crescere dico magari si potrebbe pensare a una competizione di triathlon internazionale. Sicuramente, quello sarà il nostro obiettivo futuro, insomma, cercare di portare una competizione internazionale. Adesso vediamo, ci organizziamo con la federazione e col comune di Sapri, che è sempre molto disponibile nell'accogliere queste manifestazioni. Siamo con il presidente Luigi Bianchi. Sapri è una splendida realtà, incoronato la sesta volta Alessandro Fabian, Anna Maria Mazzetti per la terza volta come campionessa italiana. Invece per quanto riguarda il futuro di questa splendida giovane disciplina sportiva? Il futuro sicuramente riserverà altre sorprese, siamo partiti quest'anno col Grand Prix, l'anno prossimo ci saranno delle novità che lo renderanno ancora più accattivante anche per atleti stranieri. C'è la volontà di portare un grande evento in Italia e parlo di gare internazionali di Coppa del Mondo. Abbiamo tentato quest'anno con Milano, purtroppo non siamo riusciti, non certo per colpa nostra, però non ci diamo per vinti e continueremo e sicuramente porteremo, non per quest'anno, ma non per il 2015, ma sicuramente per l'anno delle Olimpiadi, porteremo un grande evento in Italia di gare internazionali di Coppa del Mondo. Oltre immagino anche la prosecuzione del Gran Prix Italia, che ha avuto quest'anno il suo battesimo. Sì, ha avuto il suo battesimo, sicuramente è stato per noi molto importante, abbiamo capito determinati meccanismi che metteremo a posto, aumenteremo sicuramente il montepremi per le squadre, raddoppiandolo, e cercheremo di rendere più facile per gli atleti stranieri venire a correre per le nostre squadre. Allora, non ti ho intervistato perché sei il vincitore e qui ti rivediamo sul podio insieme ai tuoi avversari Uccellari e Facchinetti, ma che cos'è che volevi ancora dirci? Ma guarda, devo dire che dopo una lunga stagione con alti e bassi per infortuni e altro, questo ci tenevo da Edmonton, a dire il vero ci tenevo a far bene perché venivo da Stoccolma in cui avevo fatto un 10º posto e Edmonton volevo un po' consacrarmi, anche se ormai sappiamo
quali sono i miei risultati. Qui infatti all'arrivo sono stato ho esultato con cattiveria perché volevo riprendermi quello che mi è mancato a Edmonton. Andrò a riprendermelo il prossimo anno perché ne sono certo, ancora qualche anno da sparare buone cartucce, però voglio soprattutto ringraziare coloro che mi aiutano in questo cammino, che è il Centro Sportivo Carabinieri, perché mi sostengono e non sarei qui se non c'erano loro, la Federazione Italiana perché comunque ci porta in giro per il mondo a fare queste gare per il sogno, l'Olimpiade. E sicuramente anche la tua bella famiglia, che ha avuto modo di conoscere la sua completezza ed è splendida come evidentemente non poteva essere dal momento che ti ha partorito. Esatto. Grazie Alessandro. Noi non ci rivediamo per l'ultima tappa del triathlon, che si svolgerà con il Gran Premio di Vieste, la tappa conclusiva Legnano Sabbiadoro, ma in bocca al lupo per finire di questa stagione e alla prossima. Grazie a voi, grazie ad Alessandro e un buon triathlon a tutti, direi. Certo, ciao.